Vediamo adesso un esperimento che riguarda la temperatura di ebollizione di un liquido e la pressione esterna. A tutti è noto il principio fisico secondo il quale la temperatura di ebollizione di un liquido dipende dalla pressione esterna. In particolare, alla pressione di un'atmosfera, l'acqua bolle, evapora in questo caso ad una temperatura di circa 100 gradi centigradi. Qui abbiamo sul fuoco dell'acqua che è a 100 gradi centigradi. Avete visto, prima si notava che stava bollendo, ora invece no, perché la temperatura comunque già si abbassa rapidamente. Mettiamo l'acqua all'interno della siringa. Eccola. Chiudiamola ermeticamente. Vedete che l'acqua qui non sta bollendo. Ora aspiriamo. Vedete che qui l'acqua bolle. Per quale motivo? Perché si è creata all'interno della siringa una depressione e quindi abbiamo abbassato il punto fisico di ebollizione dell'acqua e quindi l'acqua può bollire anche a una temperatura minore dei 100 gradi centigradi. È un esperimento molto semplice e veloce da fare e occorre innanzitutto stare attenti anche all'acqua calda, quindi se volete farlo in classe lo deve sempre condurre il docente, mai gli studenti.